Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Allora, Gigi Samele oggi è qua in veste di fidanzato. No, sto scherzando. La fidanzata in trasferta, sì. È una fidanzata importante, ma sei qui a presentare un bellissimo percorso che avete disegnato come Virtuschermo. In realtà lo hanno presentato tutti i collaboratori e tutte le persone che ci stanno aiutando a raggiungere degli obiettivi che per noi sono importantissimi. Non ci nascondiamo, l'obiettivo principale è quello di Tokyo 2020. Io mi sono trasferito qui a Bologna apposta 4 anni fa, quindi loro l'hanno presentato, io adesso lo utilizzerò per dare il meglio. Posso solo dire grazie, perché è un progetto straordinario, stiamo curando tutto nei minimi dettagli, non c'è nulla di cui mi possa lamentare, quindi adesso, come si dice, la patata bollente tocca a noi adesso. È in mano agli atleti. Noi abbiamo tutti gli strumenti per dare il nostro meglio, ora manca solo dare il nostro meglio. È perfetto. Senti, tu hai già vinto una medaglia olimpica. Sì. Che cosa occorre per crescere magari di un gradino, o se possibile anche due? La prima cosa è dimenticare quella medaglia che ho vinto, nel senso, non la dimenticherò mai sicuramente, ma non l'ho mai vista come un punto d'arrivo. Per me è stata un'emozione stupenda, un passaggio nella mia carriera che non dimenticherò mai, ma non c'è mai stato un giorno in cui abbia detto: bene, adesso ho una medaglia olimpica. Non è mai successo e mai succederà. Dal giorno dopo ho iniziato a lavorare perché ne volevo un'altra, magari altre due. Il colore non ve lo dico, perché il colore arriva quando arriva e se ne parla dopo, non se ne parla prima. Ma di sicuro il mio obiettivo è e sarà vincere una medaglia olimpica, la prossima. Senti, da anziano, che consiglio dai ai ragazzi giovani, e in particolare a Matteo, che giustamente tengono moltissimo anche a bruciare un po' le tappe? Ma tanto io direi da meno giovane, se posso permettermi, da meno giovane. No, vabbè, ci sta. No, il consiglio che posso dare è che a un giovane è che non ci sono regole nello sport. Io ho sentito tantissime volte dire: non bruciate quel giovane, ma in realtà chi mi sa dire cosa vuol dire bruciare un giovane? Come si brucia un giovane? Un giovane si brucia se non è allenato, se non è preparato, se ha degli obiettivi troppo lontani. Matteo è un ragazzo solido, Matteo è un ragazzo che sa qual è il suo valore e sa dove può arrivare. Lo sa grazie soprattutto alle competenze del suo allenatore e alla bravura dei suoi avversari qui in palestra. Quindi il consiglio che gli posso dare è semplicemente quello di continuare così. Sta lavorando bene, ha raccolto tantissimi risultati. Non bisogna avere fretta, non bisogna guardare troppo in là, bisogna lavorare passo passo, e lui lo sta facendo molto bene, come anche gli altri ragazzi che mi accompagnano in questo percorso. Bocca al lupo tuo. Grazie mille, grazie. Matteo, pronto? Tokyo 2020 si avvicina davvero velocemente, ma intanto bisogna preparare questo appuntamento. Sì, diciamo che siamo molto vicini e abbiamo iniziato adesso questo nuovo progetto insieme a molti professionisti che sono i migliori in quello che fanno, per cercare di prepararsi al meglio per questa Olimpiade. Adesso io sono uno dei 3 atleti del progetto e sono, diciamo, quello che dei 3 non è ancora in squadra. Quindi, diciamo, a me questo servirà prima di tutto per cercare di qualificarsi per le Olimpiadi, e poi speriamo di prendere anche qualche medaglia. E intanto sei in partenza? Intanto sono in partenza, giovedì io e Gigi partiamo per il Cairo, e in cui ci sarà la prima gara di Coppa del Mondo Senior della stagione. Okay. Si chiude però anche il 2019, guardando al prossimo anno, con che bilancio? Diciamo che non è un cattivo bilancio, perché alla fine ho vinto gli Europei Under 20 e ho fatto un bronzo alle Universiadi, ma l'infortunio della spalla ha, diciamo, compromesso gravemente la stagione, facendomi saltare i mondiali Under 20 e la stagione senior, quindi è un discreto bilancio, ma sarebbe potuto andare molto meglio. Si è parlato quest'oggi della crescita dei giovani, tu sei considerato tale, ma soprattutto per i più piccoli. Cosa rappresenta lavorare in Virtus, lavorare con voi atleti agonisti? Allora, la Virtus è una società di, non saprei bene come descriverla, mi verrebbe da dire di livello, ma non è il termine adatto. È una società che ti dà dei valori oltre a farti lavorare bene, e non crea atleti che non sono uomini. Prima crea la persona, una persona con dei valori e con delle virtù, e poi crea l'atleta.
Hai scelto Bologna, un progetto ambizioso, una città che normalmente non parla con gli schermi. Sì, Bologna l'ho scelta perché anche se era quasi all'anno zero quando sono arrivato, era il club che mi aveva dato più fiducia. Ero giovanissimo, mi hanno dato la possibilità di poter dare vita al mio progetto, perché come ho sempre detto avevo avuto voglia di viverlo da professionista, questo ruolo e questo lavoro. Mi hanno dato carta bianca, mi hanno sempre supportato e insieme al lavoro della dirigenza siamo riusciti ad arrivare a punto. L'importanza di uno staff per creare un metodo è fondamentale, da solo non mi sarei arrivato da nessuna parte. Bisogna avere uno staff con grosse competenze ma anche con grosse capacità umane, perché bisogna imparare a relazionarsi con gli altri collaboratori, a rispettare gli spazi di tutti e a lavorare tutti insieme per il raggiungimento di un unico obiettivo. Come si fa a portare un piccolo, un giovanissimo sulla pedana e farlo innamorare della scheda? Si parte soprattutto da un elemento, che è quello della motivazione. Già da piccolino si vede se un bambino è motivato e ama quello che sta facendo. Il presupposto fondamentale è quello. Poi ecco, io con i miei altri collaboratori dobbiamo solo supportare l'entusiasmo dei ragazzi, supportandoli con le nostre competenze e con la nostra voglia di fare bene. Quali competenze invece bisogna avere per poter scegliere poi un'arma specifica per fare bene con loro? La verità è che non si può predire il talento, cioè troppo presto non si può avere la presunzione di dire chi è portato per cosa. I bambini hanno tutti una velocità di crescita, di sviluppo, sia delle capacità motorie che quelle coordinative, nervose, quindi c'è chi cresce prima, tra virgolette, quindi più velocemente, chi cresce più lentamente. Non si può dire, salvo rarissime eccezioni, chi è portato per qualcosa troppo presto. Bisogna, torno a dire, supportare il loro entusiasmo. Le somme si tirano più tardi. Torniamo a parlare di Tokyo 2020, con che obiettivi ci avviciniamo? L'obiettivo è ambiziosissimo. Io vivo con passione questo lavoro e la stessa cosa fanno i miei atleti, la medaglia d'oro. Andare all'Olimpiade con Samele e con la Carlan, magari anche con Matteo Neri, per vincere la medaglia più pregiata. Va bene, innanzitutto grazie, buongiorno a tutti, ben arrivati e ben trovati a chi ha avuto già il piacere in passato di conoscere. Perché questa giornata? Vi hanno, credo, spero, distribuito una piccola brochure che racconta un po' la storia della Virtus. Io ho l'onore di rappresentarla, sono il vicepresidente, mi chiamo Marcello Scisciolo e vivo questa passione a Bologna da ormai 10 anni, dal 2009 quando mi sono trasferito qui a Bologna. Appassionato di scherma da ragazzino, me la porto avanti ancora alla mia non più età da ragazzino, e la passione è quella che ci consente anche di guardare un progetto come quello che abbiamo messo in piedi in questi anni e quello che ci accingiamo a portare avanti, un progetto olimpico che guarda evidentemente alla prossima scadenza bruciante, direi, che è quella di Tokyo 2020, ma cerchiamo e stiamo già guardando ben oltre, perché siamo già proiettati a Parigi 24. Una Virtus che nasce ben prima della Federazione Italiana Scherma, quindi la storia che attraversa la scherma italiana e la scherma internazionale passa attraverso la Virtus già dal 1871, considerate che la Federazione Italiana Scherma si è costituita agli inizi degli anni 30, quindi la Virtus Scherma ben 50 anni prima aveva già una sua struttura organizzata e in mente un'idea di scherma di alto livello. Il momento che stiamo vivendo è un momento particolarmente florido, perché a Bologna, per tutta una serie di motivi, grazie soprattutto alla caparbietà dei tecnici, all'aiuto degli sponsor che già ci accompagnano, è nato un progetto che oggi vede su Bologna concentrarsi atleti di altissimo livello,
uno su tutti, Luigi Samele, che avete conosciuto, che, a cui rivolgeremo un ulteriore applauso. Quello che ha fatto, ma soprattutto per quello che ci auguriamo lui possa fare, ma con Gigi direi è in ottima, direi straordinaria compagnia, perché ci sono dei giovani come Matteo Neri, Francesco D'Armiento, Francesco Bonsanto, che seguono le orme del veterano che li accompagna ogni giorno quotidianamente negli allenamenti. E poi direi nella parte femminile una straordinaria Olga Carman, che a beneficio di chi non ha avuto modo di poter arrivare in fondo al curriculum di questa ragazza, perché è veramente un palmarès straordinario, è un atleta che ha vinto tutto ciò che si poteva vincere e anche più volte, e che aspira, oggi purtroppo non è presente perché è impegnata in un allenamento, e dicevo ha vinto tutto ciò che si poteva vincere, ma ha ancora grandissime ambizioni, e ovviamente da virtusina qual è, perché la Olga è tesserata alla Federazione Italiana Scherma come Virtus Scherma, ci auguriamo che possa ancora avere grande soddisfazione. Quindi il progetto mira a, come dire, innanzitutto a ringraziare gli sponsor che già ci seguono, da Strategic Nutrition, a 01 Wiring, a Wave Coach, alla Desmotech e alla Villa Pilates, che già ci seguono e ci accompagnano in questo percorso. Abbiamo l'obiettivo di ulteriormente ampliare i nostri orizzonti, e di conseguenza vorremmo che chi è presente qui possa entrare in questa sala di scherma che abbiamo nuovamente ristrutturato, perché questa è stata frutto di diversi interventi negli anni, ma di recente abbiamo dato l'identità che avete potuto notare. Gli atleti, quando arrivano qui, anche atleti da fuori Europa addirittura, ricordo solamente che il maestro Andrea Terenzio, a cui poi passerò la parola, insieme con Gigi Samele e Aldo Montano, che è inutile sottolinearvi chi siano per le medaglie che hanno vinto, hanno tenuto negli Stati Uniti uno stage di sciabola in casa del numero uno del ranking mondiale della sciabola maschile. Quindi andare negli Stati Uniti a casa del numero uno del ranking del mondo a insegnare scherma, capite bene che cosa voglia dire Virtus nel mondo, non solo in Italia. In Italia la Virtus è considerata un punto di riferimento, gli atleti arrivano da tutte le parti d'Italia per allenarsi con noi, noi siamo molto contenti di questo, ma soprattutto gli atleti ci riconoscono un altissimo livello professionale per poter fronteggiare un allenamento fatto, passatemi il termine, con tutti i criteri, perché un allenamento di scherma, ma come un allenamento di sport in genere, è un allenamento che deve guardare i dettagli, e solo con la cura, direi quasi maniacale, dei dettagli si può arrivare allo sport e ai successi di alto livello. È evidente che noi abbiamo una componente anche per gli amatori, per i giovani agonisti, a cui vogliamo mettere a disposizione il nostro sistema di allenamento con la nostra struttura, anche per loro, affinché possano percepire che allenarsi in maniera qualitativa aiuta non solo a raggiungere degli obiettivi sportivi, ma anche degli obiettivi di salute, anche degli obiettivi di conoscenza del nostro corpo, perché insegnare a un ragazzino a gestire le proprie leve in una fase come quella che va dagli 8 anni, noi in verità li prendiamo anche da quando hanno 5 anni, fino ai 15-16 anni, quando la loro struttura corporea si è pressoché stabilizzata, capite bene che questi ragazzini durante l'estate partono prima delle vacanze che hanno un braccio che è lungo 70 cm e tornano dopo le vacanze che questo braccio ne è diventato 76-77.
che evidentemente un braccio con una gamba che si muove nelle dimensioni dovute alla crescita fa grande differenza per un atleta che deve toccare con un'arma tenuta in quel braccio che si è modificato in questo periodo. Insegnargli che cosa vuol dire gestire il corpo in maniera professionale, quindi gestire il corpo e allenarlo in maniera precisa, puntuale, per noi è un grande valore aggiunto. Non vi tedio oltre, poi avremo modo di fare anche un giro per farvi capire come siamo organizzati in questa struttura che direi fortunatamente sta sempre più diventando piccola per noi, perché oggi la Virtus conta più di 150 atleti, oltre 300 famiglie, tanti appassionati che vengono a trovarci non solo per vedere la scherma ma per trovare un ambiente sereno. Passerei la parola al maestro Andrea Terenzio, che poi è l'anima. Grazie, buongiorno a tutti. Brevemente proverò a raccontarvi quello che fino adesso abbiamo fatto e quello che fino a Tokyo 2020 faremo per permettere ai nostri atleti di punta di preparare un'Olimpiade nei migliori limoni. Marcello ha parlato di passione, io sono appassionato di scherma e sono riuscito a fare di questa passione la mia professione. Ho studiato per questo e l'obiettivo mio principale è quello di creare professionismo in un ambiente in cui è difficile riuscire a farlo. La Virtus Bologna mi ha permesso di fare questo lavoro da professionista. La Virtus Bologna, ma è d'obbligo che io faccia questo passaggio, i partner e le persone che mi supportano per portare gli atleti all'Olimpiade. Perché Marcello un po' ha accennato, ma per far sì che un atleta possa essere performante al 100% in una competizione così importante devono essere curati tutti i dettagli e tutti i particolari. Qui ho l'onore di avere i miei collaboratori, chi con me lavora quotidianamente con i nostri atleti per far sì che possano appunto preparare l'Olimpiade nel migliore dei modi. Quindi ci terrei a presentarvi perché senza di loro io questo lavoro non potrei farlo. Qui abbiamo il centro spazio e respiro con Roberta e Gabriele che si occupa della parte emozionale. Gli atleti subiscono durante una performance, sono invalidati dalle emozioni perché l'emozione si riflette anche sulla muscolatura e quindi grazie a loro noi stiamo cercando di supportarli per fare in modo che le emozioni negative e quelle positive non intraccino la performance sportiva. Abbiamo il centro Villa Pilates con Oscar, Carol e Matteo Margiotta che si occupano dell'aspetto della prevenzione. Quindi, come si dice, prevenire è meglio che curare e per un atleta di altissimo livello è fondamentale che l'infortunio non avvenga. Abbiamo Strategic Nutrition con Lorenzo Bergani che si occupa del monitoraggio e dell'alimentazione e dell'integrazione dei nostri atleti, è colui che li tiene a bacchetta. Web Coach che si occupa dell'aspetto mentale con Lucia Francolini e Simone Sistici e quindi con loro proprio oggi pomeriggio faremo un lavoro dedicato al mental training. Abbiamo la Desmotech con Alberto Bertagnolio che si occupa di allenare la forza con delle tecnologie all'avanguardia dei suoi marziali. Abbiamo Simone Ripamonti che mi aiuta nel coordinare tutta l'equip ma è anche responsabile del metodo Abramat che si occupa appunto del reclutamento dei piedi e di tanto altro sia in fase performance che preventiva. Filippo Polgrossi che è il nostro preparatore fisico e fisioterapista che appunto si occupa della preparazione fisica soprattutto dei nostri atleti. Poi il supporto ci viene dato anche con il materiale, abbiamo la Leon Paul che si occupa appunto delle divise sportive, dell'attrezzatura, delle sciabole, spade, maschere e il supporto tecnico in palestra per i nostri atleti. Gli altri tecnici della Virtus che
che mi aiutano ad allenare i nostri atleti e le nostre giovanili. Quindi per farvi capire cosa c'è dietro un atleta olimpionico, quante persone lavorano per far sì che la performance possa arrivare a un determinato tipo di livello. Concludo dicendo che l'obiettivo nostro come Virtus è che queste competenze, queste tecnologie, questa professionalità possa essere messa a disposizione anche delle giovanili. E quindi io vorrei che questo progetto non si fermi a Tokyo 2020, ma che Tokyo 2020 sia solo il punto di partenza per una crescita, per un ampliamento, una crescita professionale, un ampliamento magari anche delle strutture e dei numeri. Assolutamente. Concludo e aggiungo che la Virtus, per darvi idea di quale possa essere la considerazione che Virtus Scherma ha all'interno dello scenario nazionale, la Virtus è stata è stato il primo club, direi, se non uno dei primi, che ha messo in piedi uno staff di questo genere, ha soprattutto puntato su due filoni straordinariamente importanti dal nostro punto di vista, quello alimentare, quindi strategic nutrition, e quello mentale, quindi con Wave Coach. Perché magari ai più non è noto, ma io che vivo questo mondo, come a dire, da quando avevo l'età di 8 anni, ho visto atleti di altissimo livello. Qui potrete domandare a chiunque di quelli presenti, perché poi uno dei passaggi che noi abbiamo è anche la generazione di dirigenti all'interno del club, che sono stati evidentemente anche atleti di alto livello, e vi potranno dare conferma di questo. Ci sono altri atleti che con match in vantaggio 14 a 10, 14 a 8, 14 a 7, considerate che il match termina a 15, hanno perso quel match, 15-14, a conferma del fatto che ad un certo punto è scattato qualcosa nel cervello e questo atleta, che era stato capace di mettere 14 stoccate, non è stato più capace di mettere l'ultima, quella della vittoria. Quindi l'aspetto mentale è straordinariamente importante. Il maestro Terenzio ha immediatamente individuato questa necessità e ormai in maniera stabile lavoriamo appunto con Wave Coach per migliorare questo aspetto, ovviamente aspetto che va anche integrato con l'aspetto nutrizionale, con tutto quello che vi ha detto, che è poi una componente ormai necessaria di un meccanismo che si muove in maniera sincrona e che non può permettersi, soprattutto in questo rush finale, nessuna sbavatura. Ognuno di questi atleti, ve lo dico con la passione che da sempre ho messo in questo sport, vi assicuro che incomincio a lavorare per un'Olimpiadi, quindi 4 anni prima, e ci sono 4 anni di attenzione al sabato sera, non potersi bere una birra in più piuttosto che andare in discoteca o andare a mangiare in maniera scomposta per più di un giorno o a Ferragosto. Veramente fa dei sacrifici perché crede in questo sport, crede in un obiettivo e diventa proprio uno stile di vita. E qui tutti i professionisti, dal mental coach al nutrizionista, al preparatore atletico, alla prevenzione degli infortuni, all'emozionale, eccetera, intervengono in maniera importante per mantenere questa macchina perfetta che è l'atleta sempre in equilibrio. Inoltre la Virtus Scherma fa anche ricerca. Ricerca perché abbiamo a bordo un progetto tramite uno dei nostri sostenitori, che è 01 Wiring, un progetto che si chiama Moderator, che è sostanzialmente il VAR della scherma, che ancora non è stato, come dire, inventato. Noi abbiamo la presunzione con questo nostro partner di essere arrivati, direi, ormai in fondo alla progettazione, e proporremo questa nuova tecnologia alla Federazione Internazionale prossimamente per poterlo fare omologare, perché chi ha seguito un po' la scherma da vicino si sarà reso conto che quella che nel nostro mondo si chiama la convenzione, cioè capire chi ha diritto ad attaccare, chi ha il dovere di
difendere nel nostro mondo ha una valenza straordinariamente importante, e questo cambia a seconda di come possa essere posizionato un braccio, una mano, una lama, un piede, una gamba, e chiaramente avere una tecnologia di questo genere consente al giudice di gara di avere una serenità maggiore nel poter decidere una stoccata che magari su 14 pari decide l'oro olimpico, e questo è una cosa veramente importante. La Virtus lo sta facendo ed è l'Inter mondiale. Prima di lasciare la parola ai ragazzi, è arrivato in ritardo, lo faccio al piatto. Presidente della Virtus Schema, perché mi piace presentarlo così, è la persona con la quale, dicevo prima, facendo due chiacchiere con Alberto Portolotti, che è sempre presente. Ci sentiamo magari la domenica sera, tardi, notte, volte o la mattina alle 6:30, quando lui si mette in macchina e parte e io mi metto in macchina per andare al lavoro, ed è colui con il quale siamo riusciti a realizzare, ovviamente sostenuti sempre dal Consiglio, tutto quello che negli ultimi 10 anni la Virtus ha visto. Lo vedete poco, è uno che tendenzialmente parla poco, però infatti ne fa molti. Grazie a tutti. No, intanto sono il presidente onorario della Schema, perché se non avessi Marcello non avremmo fatto tutti questi passi da gigante. Io nel mio piccolo cerco di tenere legato la Scherma alla città. E certo, come le altre mie cariche, di far diventare la Scherma un punto focale di Bologna. Stiamo riprendendo un po' tutte le possibili iniziative per continuare ad avere il nostro sogno al CRB. Stiamo cercando con forza di tenere aperta quella struttura, perché per noi quello lì sarebbe un salto di qualità che ormai aspettiamo da tempo. Ci sono poco, perché purtroppo sono anche presidente di Virtus Pallacanestro, e quindi con quello che sta facendo anche la Pallacanestro Bologna, che diventerà sicuramente entro pochi anni un punto di riferimento per tutta l'Europa, voglio tenermi legato alla Virtus Schermi, perché è la mia origine. Essendo la mia origine, lo voglio portare in alto, nel punto più alto che è possibile arrivare. Quindi ringrazio innanzitutto tutti i ragazzi del mondo all'interno, ringrazio gli atleti, perché vuol dire dare fiducia a una società che è molto seria. E ringraziamento a tutto il Consiglio, perché mi supporta sul lavoro quotidiano, che è fondamentale per ottenere questi risultati. Allora, gli altri che tendenzialmente parlano poco, fanno molti fatti, però insomma ci piace ascoltare la loro voce. Va bene. Il Cantano. Ma solo c'è con un braccio. No, solo perché italiano tu. Non mi presento, con Gigi Sannelli, con la maggior parte di voi già ci conosciamo. Il nostro punto di vista ovviamente è differente rispetto a questi tecnici e dei partner. Noi siamo quelli che poi usufruiremo di tutti questi servizi. Devo dire, dal mio punto di vista, sono l'atleta che nel quotidiano capi ha un po' più esperienza rispetto agli altri. Tutto quello che avete visto oggi, tutti i partner, tutto questo grande progetto, per me personalmente è qualcosa di straordinario. Chi non conoscesse la Scherma, noi purtroppo nasciamo come atleti di Serie B e così veniamo considerati, perché non siamo calciatori, nulla contro il calcio, ma ci hanno abituato che dobbiamo essere atleti di Serie B che però devono ambire a risultati di Serie A. Quindi per noi questa è una cosa nuova, è qualcosa che però noi meritiamo, perché noi diamo il massimo, vogliamo raggiungere grandi obiettivi, abbiamo dei sogni talvolta irraggiungibili, talvolta che invece riusciamo a conquistare, quindi è tutto molto bello, tutto molto straordinario, è qualcosa che noi meritiamo, è qualcosa che noi vogliamo.
nel mondo della scherma non si è abituati al lavoro con mental coach, al lavoro per la nutrizione, sulle emozioni, sulla prevenzione. E qui alla Virtus sta accadendo qualcosa di diverso. Sono stato una rete deficitaria dal punto di vista di tutto quello che qui avete, dal punto di vista anche economico, delle strutturizzazioni. Quindi per me è un'emozione grandissima e sono sicuro che è una condizione sine qua non per poter raggiungere grandi risultati. Mi auguro che, e anzi sono sicuro che sarà un progetto lungimirante, un progetto che andrà avanti per il prossimo ciclo olimpico e per quello ancora dopo, e di questo poi magari farò parlare i ragazzi più giovani, che a un certo punto dici finiranno. Dopo un po' la cosa finisce, quindi l'unica cosa che posso dire è grazie a tutti voi, soprattutto io voglio ringraziare il mio e il nostro allenatore Andrea Terenzi, perché oltre ad essere bravissimo, è preparato come Mourinho ci pulisce, come Mourinho, quindi riesce a stare il bastone alla carota, però non me ne voglio con gli altri, ma io voglio fare un ringraziamento particolare a lui, perché oltre ad allenare noi, e vi assicuro che allenare degli atleti di alto livello non è facile, non è veramente facile, perché siamo persone normali ma siamo anche dei pazzi sotto certi punti di vista, quindi voglio dire grazie, perché oltre a fare tutto ciò riesce a coordinare tutte queste persone, tutto questo lavoro e tutto quello che state vedendo intorno a voi, quindi volevo dire grazie alla Virtus, grazie Marcello, grazie Presidente, grazie Andrea e dopo, non me ne vogliate, grazie a tutti voi. Grazie. Perché ricordo a chi questa informazione ancora non ce l'ha, ma Gigi Samele è medaglia di bronzo olimpica, oltre a non raccontarvi i campionati del mondo, europei, medaglie, il palmarès di Gigi è un palmarès straordinario. Sentirlo dire da Gigi che ha deciso di trasferirsi qui a Bologna ormai da 4 anni, ormai da 4 anni, è evidente che per noi è stata una grande emozione, una grande soddisfazione, ma soprattutto la certificazione che stavamo andando sul percorso giusto, perché quando un atleta che ha già partecipato a delle Olimpiadi, ha già vinto le competizioni di più alto livello, dagli europei ai mondiali, decide di trasferirsi in una città, in un club come quello della Virtus, perché evidentemente ha fatto una scelta ben precisa, può e vuole solo superarsi, e per superarsi ha bisogno di altissimo livello. Quindi noi in quel momento abbiamo capito che stavamo percorrendo la strada giusta, quindi un grazie a Gigi da Firenze. La parola a lei, a Matteo e a Francesco D'Armiento e Francesco Bonzanto, che sinteticamente ci diranno quali sono le loro emozioni e poi veramente se c'è qualcosa ancora andiamo a vedere. Io mi presento, sono Matteo Neri e anche se sono il più giovane, diciamo, di questa famiglia Virtus, è come se fossi un veterano, perché ormai sono 10 anni che mi alleno qui e ho visto tutti i cambiamenti della palestra da quando ero bambino fino adesso e sono molto felice di lavorare qua, oggi, perché abbiamo costruito davvero un progetto bellissimo, abbiamo rimodernato completamente la sala rispetto a come era prima. È un grandissimo passo avanti e speriamo sempre di migliorare per finire, diciamo, questo progetto del 2020, ma continuare più cicli olimpici. Grazie. Mi presento, sono Francesco D'Armiento, dopo Matteo che è più giovane, io sono, diciamo, l'ultimo arrivato qui in casa Virtus. E questo è il mio secondo anno e mi sono trovato veramente veramente molto bene, specialmente perché la Virtus, grazie a parte, grazie al nostro maestro Andrea, grazie a Marcello, ci fa vivere tutta la nostra quotidianità di allenamenti, di gare nel migliore dei modi, potendo preparare il raggiungimento dei nostri obiettivi con altissima qualità e altissima professionalità. Quindi non c'è altro da dire che grazie a loro per il loro sostegno. Ciao a tutti, io sono Francesco Bonzanto e sono arrivato qui a Bologna da circa 3 anni. Venivo da Napoli e mi sono affidato completamente all'idea che qui c'era del professionismo. Mi sono affidato completamente nelle mani di Andrea
e se potessi tornare indietro lo farei molto prima, perché qui si lavora bene, c'è del professionismo e questo aumenta soprattutto la nostra voglia di dare molto di più in pedana. Quindi grazie ad Andrea, grazie a tutti i professionisti che ci seguono, sicuramente daremo del nostro meglio. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.